Dunque, in un altro video abbiamo parlato di alcuni dei presupposti del pensiero occidentale che sono erroni, che sono contrari a una retta visione. E ritorno su questo tema. Se dovessimo trovarne uno solo che fonda tutti gli errori dell'Occidente, è questo: abbandonare la risonanza e accettare la via della separazione. La risonanza è la via che porta all'unità del pensiero, la separazione è quella che porta allo specialismo, ma anche al conflitto. La risonanza porta alla pace interiore e al pensiero organico e alle azioni organiche, nel senso azioni costruttive ed equilibrate, la separazione porta ad azioni spesso distruttive. La separatività può essere temporale e spaziale, ne abbiamo parlato prima a proposito degli ordini d'amore. Spaziale vuol dire che contemporaneamente io ho un io e mi identifico in questo momento, disconoscendo un altro io che magari è sotto la superficie. Ma facendo così io mi condanno da solo ad essere una pluralità di io che si combattono l'uno con l'altro. Mi identifico in questo momento nell'essere una persona studiosa, che si dà da fare per avere la comprensione del mondo, ma mi dimentico che dentro di me c'è anche un'altra parte che è tutt'altro, che vuole l'opposto, esattamente l'opposto. Non è niente, per nulla interessato allo studio, per nulla interessato, ma è interessato solo a se stesso. Allora, se io mantengo la connessione, allora io sto nella realtà, sono in presenza della realtà. Adesso sono in questo io, ma fra un po' magari sono nell'altro e mi ricordo che ero prima qui, e mi ricordo, c'è una linea che collega queste cose attraverso la memoria. Ma se questa linea della memoria non c'è, perché c'è una scissione, la patologia è questo, allora io ho una pluralità di io. E allora non dovrei chiamarmi Mauro, dovrei chiamarmi Mauro quando sono in quell'io lì. Nell'altro io potrei chiamarmi Giovanni, nell'altro Francesco, nell'altro è chissà cosa. E questo vale un po' per tutte le persone, naturalmente. Quindi immaginate quando due si sposano, uno dice Maria si sposa con Giuseppe. E va bene, cosa è successo? Che si è sposato questo io qua, che si chiama Maria, con quell'altro là, che si chiama Giuseppe, dentro un'altra persona. Dopo un po', siccome non c'è solo quell'io, ognuno ne tira fuori degli altri e l'altro rimane sbalordito, non capisce chi ha sposato. Ecco, allora questa è una cosa assolutamente comune, che basta che si riflettiate un attimo e ne trarrete le conseguenze. La stessa separazione, noi generiamo io altro. L'altro è una cosa completamente diversa da me. Mentre nel video precedente vi ho fatto osservare che l'io e l'altro in realtà sono una distinzione che possiamo adoperare per comunicare, ma che in realtà io e altro sono strettamente connessi a livello profondo. E questa mancanza di connessione rende la nostra del nostro pensiero, questa mancanza di connessione, rende la nostra psiche così fragile, così conflittuale e così profondamente intrisa di ego. Ora, la stessa cosa vale nel tempo. Noi distruggiamo gli ordini d'amore del tempo, cioè questo prima, questo dopo e questo ancora dopo. Ma noi cosa facciamo? Separiamo i pezzi di tempo, facciamo delle fotografie della realtà. Allora, tu ti comporti in questo modo, in questo momento, io ritengo che tu sei questa roba qui e sei quel comportamento lì, che è qualcosa che io individuo come un'identità, che ha una sua stabilità. E lo stesso faccio per me. Ora, l'io stabile è qualcosa che è totalmente lontano dalla realtà. E chi ama, cioè è presente alla realtà, capisce benissimo che l'io stabile non esiste, non c'è proprio. L'unica cosa che c'è è un flusso e questo flusso può essere mantenuto nel seno della memoria che ci consente di capire che noi variamo stati di coscienza, variamo livelli di consapevolezza, e una volta siamo qua, una volta siamo qua, una volta, ma siamo sempre noi dentro quel flusso, senza identificarci né qui né qui né qui. Ma in questo modo noi ci prendiamo la responsabilità delle azioni compiute da qui, cioè dagli stati di coscienza bassi, perché siamo sempre noi che abbiamo fatto questa roba. Altrimenti cosa facciamo? Neghiamo la responsabilità di questo, perché diciamo che non siamo stati noi. E lo stesso facciamo con gli altri. Con gli altri vediamo i loro atti distruttivi e li identifichiamo qui, dimenticandoci che in un altro momento sono stati generosi, aperti,
amorevoli. Ecco. Quindi il fatto di bloccare il tempo facendone delle fotografie anziché vederne il flusso vuol dire non essere più presenti nella realtà, quindi non essere più filosofi, non essere più amanti della sapienza, non essere, non avere conoscenza dell'amore.